Ben ritrovati ragazzi in questo gameplay molto breve, perché non sarà qualcosa di diciamo prolungato nel tempo, ma si tratta semplicemente di un gioco uscito da pochi giorni, è di questo mese, novembre 2020, e avere un codice di versione per dopo mi sono che. Non ti preoccupare, Zodiac, non ti preoccupare di guai, ormai qua ne abbiamo un po' tutti, eh. Infatti chi mi sta seguendo in live si è visto, diciamo, tutto il mio tutta la mia no, vabbè, dai, mi prolungo troppo, non c'entra in questo gameplay. In questo gameplay voglio parlarvi di questo gioco che si chiama 80's Overdrive, che ho ricevuto grazie a K-Mailer che mi hanno concesso anzi, il privilegio di giocarci gratuitamente. Ed è un gioco che vi ricorderà, non vi dico cosa perché tanto lo vedrete poi a schermo, ma vi ricorderà un titolo in particolare. Fatta questa premessa, ragazzi, io ne devo fare un'altra. Voi che state guardando questo gameplay, ma chi è in live qui con me già lo sa, e vi invito a passarvi perché adesso veramente ho bisogno di un supporto serio. Sto streamando con un solo monitor. Sono ritornato, mi ricordo, agli inizi di Twitch, quando avevo un solo monitor. Leggo la chat dal cellulare, quindi abbiate pazienza se avrò qualche difficoltà. E niente. Cominciamo. Ho già pronto tutto, devo solo avviare il gioco. Ripeto ragazzi, questo gioco si chiama 80's Overdrive, lo trovate su Steam e in questo momento sono blind, cioè non vedo più le impostazioni della mia live, ma riesco a leggere solo la chat. E tra l'altro se i messaggi salgono troppo in fretta devo pure muovere io col dito. Comunque, ho abbassato la musica di questo gioco e si sente giusto giusto perché con i copyright e quant'altro problemi che ci sono la tengo al minimo. Io ora vedete qua mi sono tra l'altro non so se avete visto, ma c'era un guanto dei vecchi Nintendo come icona del mouse. Comunque la prima cosa che dovete fare, io mo mi sono già creato un profilo ma vi faccio vedere una cosa, è appunto scegliere un personaggio che vi rappresenta. Qua ne ho riconosciuti alcuni nel momento in cui l'ho fatta. Per esempio, c'è questa qui, la seconda che sto indicando adesso, che somiglia a Cameron Diaz. Questo qua è Mr. T. Questo qua dovrebbe essere Jackie Chan. Questa qui prova ad azzardare, credo sia Lucy Liu. Se c'è Cameron Diaz, non mi meraviglierebbe se ci fosse Lucy Liu. Questo qua è il protagonista di. Il Power Glove, esatto, Albi. Il protagonista di Fuga da New York. Poi c'è il protagonista di Ritorno al Futuro. Questo qua, se non sbaglio, Albi, quando lo vide insieme a me, disse che era un personaggio di Twin Peaks. Poi c'è, vabbè, Will Smith. Altri di riconoscibili che io ho riconosciuto, appunto, che dell'ultima fila è solamente lui, che credo abbiate capito anche voi di chi si tratta, è Nicolas Cage. Gli altri ragazzi, fatemi sapere se qualcuno riconosce altri personaggi, me lo scrivete magari nei commenti e ditemi voi, perché non li ho riconosciuti tutti. Ho qualche dubbio su qualcuno, ma non li ho riconosciuti tutti. Uè, ciao Davide, buonasera. Buonasera. Scusatemi se adesso mi vedete leggere di qua e non più verso la webcam, ma come ho detto il mio secondo monitor è morto e quindi devo leggere dal cellulare. Io il mio personaggio me lo sono già fatto, proviamo un po' la career mode, che non ho ancora iniziato, quindi è la prima volta che ci gioco. No, non stream Davide, è inutile che gli fai lo shout, l'avrei chiesto. Grazie comunque, vabbè. Davide, James McFry è uno delle persone con cui gioco insieme a YouTuber Diego, che mi fa piacere vederlo anche qui. Allora, Race.
qua non mi fai selezionare nulla. Vabbè, c'ho solo questo. Ah, vabbè, poi c'era anche la scelta della macchina, dopo nella creazione del profilo, ma... Ah, ecco, il Power Glove è uscito adesso. Ah, ok, posso praticamente scegliere io quale gara fare. Perfetto, proviamo questa. 81 corone. 70... Ah, questa è qua, no. Invece c'è un ordine, devo partire da qua. Sei troppo sexy. Grazie, guarda, sono un po' giù di morale, infatti sto facendo questo gameplay brutto, mi dispiace farlo così, ma ragazzi, le canzoni sono veramente anni 80, sono bellissime. Ci tengo il volume basso proprio per non avere problemi di copyright, però vi assicuro che sono bellissime. Ah, ora sicuramente avrete riconosciuto il gioco a cui fa riferimento. Oddio, scandalo. Oh! Ma no, ma dai, che piacere! Qui abbiamo i VIP, ragazzi. YouTuber, buonasera. Ecco, Albe, a lui puoi fargli lo shout-out, anche se su YouTube credo che non ha bisogno di presentazioni. Non sono io che sto violando i copyright, è il gioco che ha il brano. Ecco, per leggere la chat, sto stronzo mi ha bloccato. Dotto, ma stasera ci sfondiamo, no, a qualche cosa? Comunque in chat... Ecco, grazie per lo shout, Albe. Ma che piacere averla qui. Mi lusinga la sua presenza. Mo mi manda a fanculo conoscendolo, però vabbè, lo dovevo dire. Fra, ma dopo giochi a... Carta, sasso, forbici? Carta, sasso, forbici? What? Ma dici da te? Mi sa che la devo rifare sta gara. Prova a rifare sta gara. Questa è quella che mi piaceva tanto. Ma dici di nuovo stasera? Allora perché mi hai chiesto fa giochi a casa sasso carta forbici? Provo un attimo a concentrarmi senza leggere la chat, anche se... Che dovrebbe essere almeno questa facile da vincere, porca miseria. Poi comunque in questo gioco bisogna potenziare l'auto, il motore, quindi andrà più veloce e tutto. Quindi probabilmente ho sbagliato a rifare la gara, ma sarei dovuto andare avanti direttamente. Tra l'altro questa davanti a me somiglia un botto alla DeLorean. Invece la mia sinistra somiglia tantissimo alla Lamborghini. Comunque, raga, lo dico anch'io, dai, magari qualcuno c'è già arrivato, ma... Oh!
Mortacci tua. No, dai, raga, no, alla fine mi ha fatto perdere. Mi è un botto ad Outrun. Non me rompego io. Non me rompego io. Secondo, dai, almeno che. Sarebbe bellissimo se giocassi dal cabinato. Ci sta gente che ci gioca dal cabinato. Le fa. Mi è capitato di vedere qualcuno che facesse le live dal cabinato. Purtroppo io non ho né lo spazio né i soldi per farmi un cabinato. Questo è proprio anni 80 già l'intro. Ecco, questo sembra proprio l'inizio di Outro. Dico, fammi la pizza, se la vuoi fare da te carta sasso forbice, non ho capito. O io adesso devo fare carta sasso forbice. Oh, li mortacci tua. No, 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 no. No. Ah, questo è proprio Arturan, sta pista. Dopo ve l'alzo un po' la musica perché dovete sentire quanto è figo, quanto è figa come accompagnamento a sto titolo. Quelli qua, i primi due, dai, dai che ce li facciamo. Bravo, adesso è bloccato dal camion, addio. Primo, e fa. No, merda, ho preso la sabbia. Madonna, raga, i colori sono bellissimi, i colori. Dai che facciamo il primo posto, dai! Non mi si stava buttando avanti. Qua c'è il primo qua, raga. Qua c'è il primo. Ok, si sono sbloccate queste altre due gare. Questo. Non so se state sentendo la musica. Ciao Infern. Guarda, se gli sviluppatori l'hanno messa online la colonna sonora, non ho controllato, sincero, grave errore. Vi consiglio caldamente di cercarvela, ma in ogni caso se comprate il gioco non costa molto, ve la potete ascoltare direttamente all'interno del gioco, direttamente da Steam.
Tutte le cose che hanno Overdrive nel nome sono belle. Ah. Autoproclamazioni, attenzione. Merda, raga, non mi posso distrarre. Nei giochi di corsa è difficilissimo leggere la chat. Dopo voglio vedere se ci sta la parte dei potenziamenti del motore e quant'altro. Quello si è beccato alla 500 davanti. Ecco, bravo, disturba lui. Bravissimo. Tu sì che sei un bravo guidatore. Mica gli si è buttato proprio davanti. Grazie. Ragazzo, il gioco è bellissimo per rilassarvi, eh. Hai visto il video che ho mandato su Telegram? No, Infern. Ma quanto tempo non vedevo questo gioco? Ma vedi che qua questo non è Outrun, eh. Allora, vediamo. Ecco qui. Se posso. La Nitro. Quanto c'ho di soldi? 2005. La Nitro. Allora, aumentiamo un po' il motore. Ok, andiamoci cauti, eh. Ragazzi, il gioco ha anche questa modalità Time Attack. Ma chi ti ha dato le patate? Patate. Patate. Che mi ha dato le patate. Stavo dicendo, c'è questa modalità qui che è praticamente proprio come Outrun, che c'è la mappa infinita da sbloccare. La patente. Ah, ha detto le patate. Ma credo la motorizzazione. Come si usa il nitro? Vabbè, ma fallo anche a Virtual Channel, visto che è il tuo canale. Mi sembra brutto, no? A me non fare il tuo canale. Mentre, raga, il gioco è questo. Cioè, non c'è altro da dire. Gli appassionati di Outrun lo apprezzeranno, credo, al massimo. Chi invece non apprezza molto Outrun, è meglio che si tiene alla larga da sto gioco, perché non lo apprezzerà.
C'era il cartellone pubblicitario della DeLorean. È semplice alla fine come concetto di gioco, eh. Complimenti al creatore, guarda, perché veramente merita tantissimo. Bravissimo, bravissimo. Really good, you are really good. Te lo dico anche in inglese, che non credo sia italiano. For the software house made this. Great job. Mamma mia, raga. Come si vede che oggi sto proprio a terra, eh? Santi Dio. No, di mortacci tua, mi sei venuto proprio addosso. Qua mi sa che per sbloccare poi tutta la mappa bisogna avere una map, un'auto bella potente, perché vedete più o meno il tempo scade sempre allo stesso punto. Poi c'è la possibilità di creare anche i livelli e niente, potete fare voi le piste. E comunque voglio capire. Nitro con la X, ok. Voglio fare una corsa con la Nitro. E fulliamo. Facciamo giusto una gara con la Nitro per vedere l'effetto Nitro com'è. E poi dai, chiudo questo gameplay. Ma io tra l'altro non me ne ero accorto, ma vedete come cambia la musica? Gira la manopola della radio. Vai, questa è proprio anni 80. Non dirlo a me, oggi la smart di mia moglie è andata per la sua strada. Almeno diciamo la nota positiva, se proprio vogliamo vederla, perché sto cercando di vedere le cose positive. Però la vita continua a darmi fastidio. Comunque la cosa positiva è che hai guadagnato qualche soldo, almeno questo. Io invece mi sa che glieli dovrò dopo oggi mi sa che dovrò refondere. Cioè, da noi si dice refund. Dovrò rimetterci qualcosa. Eccola la Nitro. Boom. Bello. Ma si ricarica? Ah, c'ho due bombole di Nitro. Ok, da come ho capito. No, Animor. No, e mo? Infatti ho finito le bombole di Nitro. Io, quante auto? Non mi venite addosso. Dai, che sto secondo, dai. Secondo pure è buono. Questo è uno dei giochi, ragazzi, che difficilmente riporterò sul canale. Sia perché comunque il gioco questo è. E quindi non è che c'è molto altro da far vedere, non c'è una storia o quant'altro, però sicuramente lo consiglio a chi vuole acquistarlo, sicuramente lo consiglio a chi vuole giocarselo anche per conto proprio, come farò io d'altronde. Minchia, devo riparare l'auto. E quindi niente, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Vediamo un po', voglio un attimo pomparmi qualche altra cosa, questo non ce la faccio a metterlo. Aerodinamica. Bumper dovrebbe essere aerodinamica, perché c'è il pezzo di alettone, quindi credo sia miglioramento di aerodinamici. Ma se io volessi
comprarmi un'altra auto, come dovrei fare? Così. Ah sì, infatti devo navigare con le frecce, comprarmi l'auto. C'è anche la DeLorean, eh? Si chiama DeLorean però. Penetrator, perché l'hanno chiamata Penetrator? Che brutto nome. Testosterando. Già, Simo. Comunque, questo era il gioco. Io ora esco. Spero. Ditemi prima, proprio che chiudo totalmente in gameplay. Ditemi a voi che siete qui in live adesso. Magari chi ha guardato questo video da YouTube me lo può dire nei commenti sotto. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Dai, credo di sì. Non è malvagio come gioco. È semplice come concetto, però non è malvagio. Io comunque vi invito a passare sui miei social, ragazzi. Adesso ho veramente bisogno del vostro supporto, perché credo che mi è appena arrivata in faccia una spesa improvvisa. E quindi niente. A me gli arcade non fanno impazzire. Questa è una cosa che mi sorprende, vabbè. Quindi, very good. Zodiac, te lo sapevo che avresti apprezzato. Vabbè, dai, allora, tutti gli altri fatemelo sapere nei commenti del video. Uno, Skull A. Bye.